Casimiro Donnarumma, lei raccoglie un'eredità pesante, quella di Andrea Di Martino, ma soprattutto la delega al bilancio, particolarmente delicata per un comune di dissesto. Sì, raccolgo questa delega, è pesante, però penso che oggi con, come ha detto già il sindaco, con l'aiuto di questo nuovo dirigente che è arrivato, cercheremo di portare a termine tutto quello che dovevamo portare. Quindi questa è una delega abbastanza, diciamo, asettica, un po' più alta. Quindi io ho tra le mie deleghe, quindi quella soprattutto al turismo, in cui credo molto, quindi credo che per Castellammare il turismo sia un volano per la ricchezza di tutti. In realtà penso che invece il bilancio e il turismo, che è una delega arida e un'altra colorata, per Castellammare effettivamente non è che siano tanto, tanto distanti, perché una città con un bilancio e che possa muovere dei soldi è una città che può anche permettersi degli investimenti in chiave turistica. Questo certamente, ti dico già che giustamente il bilancio, un bilancio buono fa in modo che anche il turismo possa poi decollare, quindi è logico che sono delle problematiche che dobbiamo risolvere, però quello che forse io più da cittadino, quello che più chiedo e spero per questa città, credo nel turismo, forse perché ho un'esperienza un po' di viaggi nel mondo eccetera, e ho visto sempre Castellammare in qualsiasi parte del mondo, o perché sono io uno stabiese puro, o perché sono innamorato della mia città, o perché forse è così. Cosa ha convinto Area Civica a fare un passo indietro rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali? Allora, io ti dico la verità, io sono stato incaricato per questa delega, non nascondo giustamente la mia appartenenza diciamo a un progetto di Cruciale. Penso che eravamo arrivati a un punto in cui comunque dovevamo fare qualcosa, perché era un impasse un po' troppo lungo. Alla fine il sindaco ha manifestato, ci ha risposto per quello che erano delle criticità che gli erano state poste. E noi con un senso di responsabilità abbiamo deciso di dare una mano.